Sottopulino numero 3596, Marco Bosco e Giampaolo Soldati tornano con una nuova storia a tema scientifico, il segreto del papiro. In questo caso, a causa di un caso piuttosto fortuito, Paperone e Rockerbach, che entrambi si trovano alla casa d'asta di Quaxby, vincono a un'asta un antico papiro che, quando arriva Pico, scoprono essere il papiro appartenente a un'antica civiltà che lo stesso studioso paperopolese sta cercando di ricostruire, di cui sta cercando di ricostruire la storia. E ovviamente chiede ai due magnati di poter studiare il papiro con ovviamente tutta la massima delicatezza. Il Paperone e Rockerbach, che ancora non hanno risolto il problema del possesso, accettano. E allora però Pico li porta insieme con il papiro in un laboratorio piuttosto particolare dove poter svolgere lo studio del contenuto senza doverlo necessariamente aprire. Siamo infatti andati ai laboratori del CERP, il Centro di Eminenti Ricerche Paperopolesi, che richiama il CERN di Ginevra. Questo perché al CERP c'è un acceleratore di particelle, perché grazie alla luce di sincrotrone si potrà capire che cosa c'è all'interno di quel papiro. E la cosa più incredibile è che non solo queste tecniche sono oggi effettivamente utilizzate, ma in effetti uno dei primi documenti storici su cui queste tecniche sono state applicate è un famoso palinsesto di Archimede. Ed è proprio su questo palinsesto di Archimede che andremo a concentrarci nel seguito di questo video. Il 29 ottobre del 1998, presso la casa d'aste Christie's, venne venduto un pregevole volume contenente preghiere medievali. A contendersi questo volume in una asta che potremmo per certi versi definire addirittura drammatica, c'erano la Grecia, attraverso il console generale di New York, il signor Manessis, e il mercante di libri Simon Finch, che operava a sua volta per conto di un misterioso magnate. Tra lanci e rilanci si arrivò alla ragguardevole cifra di ben 2 milioni di dollari. A lanciare questa offerta era stato Finch, che di fatto aveva un budget pressoché infinito, quantomeno rispetto al console di uno stato europeo. 2 million dollars. Infatti, dopo alcuni minuti durante i quali il console aveva contattato attraverso una telefonata intercontinentale il suo governo, la Grecia fu costretta a rinunciare. 2 million dollars it is. Channel 169. E non aveva abbastanza denaro per acquistare quel libro particolare. Ci si potrebbe allora però chiedere perché uno Stato debba contendere un libro di preghiere medievali con un magnate. In realtà sia la Grecia sia l'anonimo mecenate non erano tanto interessati alle preghiere, ma a ciò che si trovava sotto l'inchiostro di quelle preghiere, ovvero l'ultimo palinsesto di Archimede. All'interno di questo palinsesto erano infatti, come si scoprì successivamente, presenti ben 3 trattati di Archimede: sui corpi galleggianti, il metodo e lo stoichion. Nell'ottica del recupero e della conservazione dei testi archimedei, il fatto che questa asta non sia andata vinta a favore della Grecia, che di lì a pochi anni sarebbe entrata in crisi economica, è probabilmente un vantaggio. Però, indubbiamente, ci si potrebbe chiedere che cosa sarebbe successo se invece la Grecia fosse riuscita ad aggiudicarsi un ritrovamento così prezioso. Però lasciamo un po' in sospeso questo what if dal gusto piuttosto supereroistico e andiamo a concentrarci proprio sulla storia di questo fantastico palinsesto. Dopo essersi guardato un po' intorno, il nuovo proprietario del palinsesto decise di affidarsi alle capaci mani di William Noel del Museo Walters di Baltimora.
Quest'ultimo ovviamente si prese cura del prezioso libro e soprattutto cercò tutte quelle persone, quelle competenze che sarebbero state necessarie per recuperare i testi archimedei nascosti, diciamo così, dagli amanuensi nel corso dei secoli. Basti pensare per esempio a 4 immagini a tema religioso che erano state ridisegnate sopra il libro nel 1938 con gli idea che in questo modo quel volume potesse addirittura acquistare un maggior valore. In ogni caso, in questa operazione, come potete ovviamente immaginare, la principale difficoltà era proprio quella di recuperare il testo nascosto, ovvero i trattati di Archimede. Per questo scopo vennero quindi applicati al libro tutta una serie di tecniche disparate di imaging, come per esempio l'elaborazione elettronica delle immagini digitali, che ovviamente all'epoca era ancora agli inizi, come potete immaginare, da svilupparsi su diverse bande spettrali, quindi non solo il visibile ma anche infrarossi, ultravioletti, eccetera. A questa prima acquisizione avvenuta tra il 2006 e il 2007 ci fu una successiva, diciamo così, presa dati che coinvolse ulteriori nuove 12 bande spettrali, ottenendo alla fine una prima buona versione del testo archimedeo utilizzando la tecnica dello pseudocolore, che permette di mettere in rilievo dei testi nascosti come appunto quelli dei trattati di Archimede. La tecnica dello pseudocolore così descritta da Kate Knox. Lo pseudocolore è una tecnica standard che utilizza il colore in un'immagine per rappresentare l'informazione non colorata, da cui il nome pseudo o falso colore. Tipicamente lo pseudocolore è utilizzato per rappresentare dettagli in scala di grigi in un'immagine che si estende su un intervallo dinamico più ampio di quello che può essere visto dal sistema visuale umano. La tecnica però apparentemente più inusitata per portare in evidenza il testo di Archimede nascosto da tutti i testi medievali è quella di utilizzare un acceleratore di particelle e in particolare la luce di sincrotrone. Per ottenere lo scopo però è stato necessario chiedere una mano ai fisici dello Stanford Linear Accelerator Center, cioè in questo caso un acceleratore lineare, che all'epoca era diretto da Kate Hodgson. La luce del sincrotrone viene creata quando gli elettroni che viaggiano alla velocità della luce prendono una traiettoria curva intorno a un anello di accumulazione, emettendo luce elettromagnetica ai raggi X attraverso lunghezze d'onda infrarosse. Il fascio di luce risultante ha caratteristiche che lo rendono ideale per rivelare l'architettura complessa e l'utilità di molti tipi di materie. In questo caso, il lavoro precedentemente nascosto di uno dei padri fondatori di tutta la scienza. Una volta riusciti a rivelare il testo di Archimede, si è poi chiesta la competenza di un matematico, uno storico della matematica in particolare, Reviel Netz, che si è impegnato nella ricostruzione dei trattati di Archimede, riuscendo a scoprire con suo immenso stupore non uno, non due, ma ben 3 trattati, come ho detto prima, il metodo sui corpi galleggianti e soprattutto lo Stomachion. E sarà proprio dedicato allo Stomachion nel video che proseguirà questa storia che spero sia stata piuttosto interessante, perché almeno con la storia del recupero del palinsesto, l'ultimo palinsesto, il palinsesto perduto di Archimede, siamo giunti alla fine, per cui non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!